Buonasera cari amici, ed eccoci qui con una puntata che sostituisce Osservatorio Antimafia, ovviamente, perché questa sera per motivi tecnici non riusciamo, come è successo oggi pomeriggio con Spazio Aperto, non riusciamo ad andare in onda da Bari. Quindi questa sera, come potete già vedere dalle immagini, siamo io e l'amico Massimo Bonella di pianetaogtv.net, Radio Favaro Veneto, per parlarvi, per leggervi un articolo che è molto interessante. Voi sapete bene tutti quanti quello che sta capitando in queste ore, perché ormai i giornali, i media ne stanno parlando tutti quanti, quello che è successo a Pino Maniaci, che è il proprietario, direttore di Teleiato. Ma facciamo parlare Massimo adesso, in modo che lui lo conosce bene, insomma, la vicenda, e ci leggerà un articolo interessantissimo da Antimafia 2000. Prima comunque, Massimo, di darti la parola, volevo ricordare a tutti i nostri amici che ci ascoltano sulla web radio, perché chi ci vede sulla web TV vede in ordine tutte le nostre web radio del network. Ma chi ci ascolta sulla web radio, voglio ricordare che Radio Saiuz è un network. Del network fanno parte Radio Reno Web in www.radiorenoweb.it, Radio Favaro Veneto in www.radiofavaroveneto.it, Radio Sismondi Libri in www.radiosismondilibri.it, Radio Isso in www.radioisso.it e Radio Valdichiana www.radiovaldichiana.it. Vi ricordo che siamo presenti non solo sui due canali web TV che trovate sul sito radiosites.it, ma anche sul canale YouTube, sul canale Ustream e sul canale Vogue Live. Quindi, insomma, potete seguirci ovunque. Vi ricordo altresì che la chat che trovate sul sito di Radio Science la trovate anche sui siti che ho appena menzionato, e che è una chat comune, quindi da qualsiasi sito voi scriviate possiamo leggere i vostri messaggi. Altra cosa importante è il nostro numero di telefono, se volete chiamarci in diretta, che è lo 0422 1626 622, oppure se qualcuno ci vuole mandare un SMS, un cosiddetto se mamma sapesse, oppure WhatsApp, può mandarlo al 393 7880 195. Sono le 22:05, a questo punto non mi resta altro che dare la parola all'amico Massimo. Massimo, toc toc. Sì, grazie a Rosario. Prendiamo la linea qui da Radio Favaro Veneto, Non Stop News, altresì Radio Valdichiana, testata giornalistica pianetaogtv.net. Riprendo la conduzione di questa trasmissione speciale, particolare, di Osservatorio Antimafia. Dunque, come avete sentito, il caso Teleiato, Pino Maniaci. Dunque, vi diamo lettura dell'editoriale del direttore della testata giornalistica Antimafia 2000, Giorgio Bongiovanni. Dunque, il titolo è il seguente: Una grave ferita, tra parentesi, da sanare. Pino Maniaci indagato e la disillusione dei giovani, di Giorgio Bongiovanni e Lorenzo Baldo. Dunque, apprendo con indicibile amarezza e inesprimibile delusione delle indagini coinvolgenti il direttore di Teleiato. Aspetto una telefonata da Pino Maniaci, aspetto che il mio amico mi chiami e smentisca risultati di indagini e parole dei giornali. Aspetto che lo faccia in nome della sua storia e della mia. Mi aspetto che lo faccia in nome di tutti quei ragazzi che a distanza di anni da quell'evento mi chiedono sue notizie quando mi incontrano per strada. Mi aspetto che lui lo faccia in nome dello spirito con cui sempre presi le sue difese, senza mai dubitare. Mi aspetto che lui lo faccia. Intanto, tra un dolore e l'altro, osservo le mie ferite e quelle della mia terra. Probabilmente basterebbero queste parole scritte da Giuseppe Di Fini, noto alle cronache per aver costituito a Centuripe
in provincia di Enna, nel 2008, a soli 12 anni, l'associazione antimafia giovanile per commentare la notizia di Pino Magnaci indagato per il reato di estorsione e soprattutto a ragazzi come Giuseppe Di Fini che Pino Magnaci deve rendere conto, ragazzi che si sentono feriti e che guardano la propria terra con senso di sfiducia e disillusione. Di fronte alla granitica ordinanza del GIP di Palermo non può che prevalere un senso di profonda amarezza, ma anche di rabbia nel vedere con quanta leggerezza si possa utilizzare una sorta di potere per il proprio tornaconto. A me mi hanno invitato dall'altra parte del mondo per andare a prendere il premio internazionale del cazzo di eroe dei nostri tempi, dice Magnaci al telefono. Quello che non hai capito tu è la potenza di Pino Magnaci. Ormai tutto, scusate, ormai tutti, e dico tutti, si cacano se li sputtano in televisione, puntini puntini. Si fa come dico io e basta, decido io, non loro, loro devono fare quello che dico io, se no se ne vanno a casa. Punto esclamativo. Al di là del suo solito stile, a dir poco irriverente, sono parole che pesano, parole che minano alle fondamenta l'impegno civile di Teleiato basato sul volontariato. Un impegno che ha attirato giovani da tutto il mondo, che noi stessi abbiamo sostenuto ogni qualvolta veniva messo in pericolo da minacce di morte vere o anche da pericolosi tentativi di spegnere questa piccola ma combattiva televisione antimafia. Un'emittente che abbiamo imparato a conoscere attraverso i sacrifici della moglie di Pino e dei suoi figli, tra cui Letizia, che con la sua telecamera ha dimostrato sempre di possedere le doti del coraggio e dell'umiltà, che hanno letteralmente dato l'anima per far sopravvivere quella voce libera. Il direttore di Teleiato dovrà chiarire ogni ombra per riscattare la sua storia contrassegnata indubbiamente da importanti inchieste antimafia. Oggi però le intercettazioni delle sue menzogne sulla reale natura dell'atto intimidatorio che ha causato la morte dei suoi due cani, i riferimenti alle sue richieste estorsive, così come la sua tracotanza in merito ai premi ricevuti da utilizzare a mo' di paravento, lasciano un effettivo senso di vuoto dentro il quale cercheranno di gettare l'intera antimafia. Che però non può essere ristretta alle miserie umane di chi, in buona o cattiva fede, non intende rendersi conto che sta maneggiando qualcosa di estremamente delicato per la quale in molti hanno pagato con la vita. La lotta alla mafia, ce lo insegna chi ci ha preceduto, ha bisogno di persone libere, oneste, al di fuori da logiche di potere, persone capaci di trasformare un ideale in un concreto impegno quotidiano che unisca e non divida. Il rischio del delirio di un'impotenza è sempre dietro l'angolo. Solamente attraverso un lavoro trasparente che tenga conto della richiesta di giustizia dei familiari di tutte le vittime di mafia lo si può combattere. Ed è proprio per il rispetto nei confronti di chi ha perso un familiare per mano mafiosa che non ci si può permettere di infangare una battaglia che mai come in questo momento vede la realizzazione di un vero e proprio tutti contro tutti a beneficio della mafia stessa e di quei sistemi criminali di cui fa parte. È evidente che in questo gioco al massacro coloro che seguiteranno a screditare l'antimafia tutta intera si moltiplicheranno come formiche, ma questa non è una novità. Nel frattempo abbiamo il dovere morale di continuare uniti una battaglia di civiltà contro la mafia. Lo dobbiamo fare soprattutto adesso per evitare che la disillusione di ragazzi come Giuseppe si trasformi in rassegnazione. Se questo dovesse accadere, non avremmo giustificazioni. Questo dunque è l'editoriale
di Giorgio Bongiovanni e Lorenzo Baldo, direttore rispettivamente direttore di Antimafia 2000 e vice direttore di Antimafia 2000. Dunque, alle 22:13 si conclude qui questa trasmissione speciale di Osservatorio Antimafia, dedicata al caso, devo dire, triste caso di Teleiato. Vi ricordo che domani sera, intorno alle ore 20, è prevista un'edizione straordinaria del nostro telegiornale e giornale radio, perché come sapete il circuito radio SARS è sia radio che televisione. Dovremmo avere in collegamento telefonico in diretta da Palermo, precisamente dalla redazione di Antimafia 2000, proprio Giorgio Bongiovanni, che farà un commento e ci darà ancora altre notizie su questo caso. Bene, 22:14, è tutto da Radio Fabbro Veneto, Radio Valdichiana, testata giornalistica Pineta Oggi TV. Restituisco la linea alla regia centrale a Treviso, a Rosario Moreno. Bene Massimo, allora hai fatto benissimo a leggere quest'articolo di Antimafia 2000. Volevo però ricordare anche domani sera, insomma, l'edizione speciale, ma dopo l'edizione speciale la trasmissione, scusatemi, stasera un po' di mal di gola, la trasmissione Pianeta Oggi Eventi nel Mondo da Radio Piper alle 20:30. E subito dopo, quasi subito dopo, quindi alle 22, la diretta Social Evolution, questa trasmissione curata, condotta, ideata tutta da Luca, che parla dei social network, anzi porta a far conoscere alle persone chi c'è dietro di solito a questi social network, diciamo soprattutto quelli molto famosi, insomma, da quello che si riesce a capire. Abbiamo avuto già delle interviste fatte da Luca in queste settimane, siamo alla quarta, se non sbaglio, puntata, adesso ho perso il numero. Comunque, se andate sulla nostra pagina Facebook leggerete anche l'evento e quindi potete scrivere anche parteciperò o no. Quindi partecipate sempre, perché Radio Science Network è sempre qui, sulla cresta dell'onda, sia che si parli di informazioni, sia che si parli diciamo, di altri temi più ludici, diciamo, come la musica o altro, perché noi cerchiamo sempre di dare spazio e voce a tutti quanti. Con questo è tutto, io direi adesso all'amica testa di casa, insomma all'assistente alla regia, di chiudere tutto, mandare la sigla e mi raccomando, Aspetta, seguirci. aspetta, Ah, c'è aspetta. un'ultima ora? Sì, infatti abbiamo una notizia più che ultima ora, c'è una notizia comunque importante riguardo il caso Fortuna, un altro tristissimo caso. Finiscono in cella la mamma di Antonio, il bimbo morto a Caivano, cadendo dallo stesso palazzo in cui è morta la piccola Fortunata. La donna, compagna di Raimondo Caputo, accusato dell'omicidio e dello stupro della bimba, era ai domiciliari con l'accusa di concorso in violenza sessuale ai danni di una delle figlie. L'ordinanza di aggravamento della custodia cautelare emessa dal GIP di Napoli è dovuta a violazione degli obblighi sulla detenzione domiciliare. La donna ha disatteso il divieto di incontrare altre persone, inclusi, il Porter. Ecco, questa è dunque l'ultima notizia. Con questa chiudiamo il tutto. A te nuovamente la linea, Rosario. Bene, ecco questa, vedete cari amici che vi teniamo sempre aggiornati. Quindi domani sera, a Massimo, scusami, l'hai detto l'orario dello speciale domani sera? Sì, Sì, dunque, salvo imprevisti, perché naturalmente perché è in tutta la parte. preparazione, quindi insomma anche Sì. per l'orario. Sì, esatto, Rosario. Ecco, noi si pensava di creare questa edizione straordinaria alle ore 20 e facciamo un Perfetto. attimo il punto anche come dicevo prima, con le ultime novità, perché la notizia è ancora, come si suol dire, in corso. Certo. Ecco, quindi sarà un'altra serata molto impegnativa domani. A proposito, si parlava di volontariato, vedi, noi ritorniamo a casa poi da lavoro e abbiamo una serata che praticamente non c'è neanche il tempo di cenare se si dovesse andare tutto. Ma ci crediamo su questo servizio pubblico e andiamo avanti. Bene. Oh, allora con questo è veramente tutto.
Buon ascolto con i programmi di Radio Science Network. Assistente alla regia, fai le chiusure, vai!